Cari amiche e cari amici di Invent TV, ben ritrovate, ben ritrovati di cuore a tutte voi e a tutti voi per questo consueto appuntamento del lunedì con una nuova puntata del senso della vita per riflettere e per crescere insieme. Il tema di oggi è un tema che coinvolge ciascuno di noi, perché questa parola ha a che fare proprio con la nostra vita. Parleremo dell'ansia. Chi di noi non ha l'ansia, non ha avuto momenti d'ansia, non va in ansia, non si dorme di notte, i pensieri, le preoccupazioni? Bene, oggi abbiamo la fortuna di avere in collegamento col nostro studio il dottor Giancarlo Gobbi, a cui diamo subito il benvenuto. Ben arrivato, dottor Gobbi. Il quale è uno psicologo, psicoterapeuta, esperto, tra virgolette, di dinamiche legate alla gestione dell'ansia. Infatti tiene dei corsi e vi dico anche, se siete interessati, che ha scritto un bellissimo libro, Vincere l'ansia, il metodo Flauto di Pan, che aiuta il lettore in modo molto semplice a riflettere sul significato e sul valore dell'ansia. Vorrei farle vedere, dottor Gobbi, questa slide che recita quanto segue. L'ansia è come una sedia a dondolo, sei sempre in movimento ma non avanzi di un passo. Inizio con questa domanda, dottor Gobbi: che cos'è l'ansia? Intanto questa immagine è molto calzante e rende bene l'idea, perché chi soffre d'ansia ha proprio questa sensazione, questo turbinio di pensieri, questa perdita di energia incredibile, proprio la sensazione di essere impantanato. Allora in realtà partiamo dal fatare un mito. Allora, l'ansia in sé non è negativa. Ah. L'ansia è qualcosa di positivo. Lo so che molti saranno... Guardi che si assume la responsabilità di quello che dice, perché adesso da casa poi gli arriveranno un sacco di email. Ecco, risponderò volentieri per spiegare meglio. Allora, che cos'è l'ansia? Allora, l'ansia è un meccanismo innato che tutti noi abbiamo, che è funzionale alla nostra sopravvivenza, cioè avere ansia ci serve. Il problema qual è? Il problema è quando il livello di ansia diventa troppo alto. Allora parlare di ansia patologica è quella che è importante, quell'ansia che ci rende perusi, quella che ci blocca, anche che proprio ci fa stare male. Ma quella è l'ansia patologica, l'ansia è qualcosa di positivo. Per cui abbiamo, se ho ben capito, un'ansia fisiologica positiva e un'ansia patologica e negativa. Esattamente, è una questione proprio di livello. L'ansia dal punto di vista, diciamo, simbolico, come possiamo considerarla? L'ansia è una sorta di energia primordiale che tutti noi abbiamo, che viene a bussare alla nostra porta, viene a chiedere spazio, viene a chiedere di essere ascoltata. Questa energia sta a significare che abbiamo delle parti di noi, le parti importanti della nostra interna, che chiedono spazio, sono parti vitali, parti che ci possono fare stare meglio come persone. Dottor Gobbi, quali sono gli effetti psicologici di questo tempo così difficile che è quello del coronavirus? Perché in effetti quello che stiamo vivendo, che abbiamo vissuto e speriamo di riuscire a venirne fuori il prima possibile, ha generato davvero molta ansia, tant'è che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha recentemente fatto una dichiarazione e ha affermato che il coronavirus è diventata una causa di sofferenza psicologica, proprio ha dato questa definizione, sofferenza psicologica. Ci vuole dire due parole su questo concetto? Possiamo partire dal dire che già l'ansia prima del coronavirus era molto diffusa, quindi milioni e milioni di persone nel mondo già soffrivano di disturbi d'ansia. Il coronavirus è andato chiaramente ad amplificare. Ad esempio, un aspetto fondamentale è stato quello, al di là della paura del contagio, di cui magari parliamo in seguito, è stato proprio l'iniziale di isolamento sociale. Prolungato, isolamento forzato. Che... Allora, cosa ha causato? Prego, prego, continui. Cosa causa l'isolamento sociale? Provoca emozioni negative
e va ad amplificare tutte quelle sensazioni negative, quei pensieri che già abbiamo normalmente. Quindi ha portato senso di vuoto, frustrazione, paura, rabbia, eccetera, eccetera, insonnia, con tutti i sintomi dell'ansia. Chiaramente, non avendo questo paracadute, lo stress sono andati ad essere molto forti. Dottor Gobbi, Platone diceva una cosa, adesso faremo vedere questa slide ai nostri telespettatori e telespettatrici, non si dovrebbe curare la parte senza curare tutto l'insieme. Se noi prendiamo la frase di Platone e la inseriamo nel contesto della gestione dell'ansia, che significato può avere questa indicazione di questo saggio filosofo dell'antica Grecia? Che l'ansia, appunto, è l'energia vitale di cui parlavo prima, che ci obbliga un po' a un cambiamento, ci obbliga a guardarci dentro a 360 gradi. Ad esempio, la situazione di coronavirus, una delle, diciamo, cose che mi permetto di criticare per come è gestita a livello politico, è proprio questo aspetto. Criticabile all'inizio, è chiaramente. È chiaro che si è trovato a dire a livello di governo una inaspettata, improvvisa di emergenza assoluta, è chiaro che lì ha dovuto fare quello che ha potuto. Però in questo senso l'aspetto proprio di benessere psicologico non è stato affatto considerato. Privilegiato il benessere psicologico, la salute, giustamente, senza considerare gli altri aspetti. E in realtà, appunto, noi parliamo di benessere psicofisico. Quindi, non Quali è. so, dottor Gobbi, scusi, la interrompo. Quali sono i fattori implicati nell'ansia? Si possono individuare dei parametri che ci aiutano a capire quali sono gli elementi costitutivi del processo dell'ansia nell'essere umano? È un discorso molto complesso, qui cerchiamo di sintetizzarlo. Allora, sicuramente all'interno del discorso ansia, che ha un grande contenitore, ci sono fattori biologici, la nostra reazione fisica, infatti l'ansia ha dei sintomi fisici, tachicardia, tremori, panostolismi, eccetera, eccetera. Dei fattori biologici, è molto importante come uno vive le situazioni, il modo di affrontare gli stress di vita, poi anche le implicazioni sociali sono quelli che sono mancati dopo il coronavirus. Come affrontare, dottor Gobbi, la perdita delle nostre certezze? Il coronavirus in qualche modo ci ha fatto perdere i nostri punti di riferimento, i nostri stili di vita, tutto, il lavoro, insomma, è cambiato veramente tutto. Come si può affrontare questa dinamica? È cambiato tutto, tra l'altro è cambiato tutto all'improvviso. Una caratteristica, stando appunto all'ansia, le persone che sono soggette all'ansia, è proprio quella di tendere a voler avere tutto sotto controllo. L'abitudine ad avere tutto sotto controllo, a rendersi conto di essere più fragili, più vulnerabili, farsi la vita da un momento all'altro, è stato veramente una cosa che è stato grosso. Un grosso problema. Bisogna partire dal concetto che non possiamo controllare tutto. Quindi è meravigliosa proprio perché è imprevedibile, anzi, più vogliamo controllare, o apriamo la porta all'ansia, che è negativa, di cui parlavo prima. C'è la paura della paura. La paura è una delle sei emozioni fondamentali dell'essere umano. Ma che cosa significa, dottor Gobbi, per un essere umano vivere nella paura della paura? Vuol dire vivere molto male, anche qui la paura è molto vicina al concetto di ansia. Però la paura, che questa è una reazione innata, è una reazione difensiva che noi tutti mettiamo in atto, un'attivazione anche in questo caso biologica, di fronte a un pericolo. Di fronte a un pericolo, noi, come dicevano anche i nostri antenati, reagiamo con l'attacco o con la fuga. In Ci sono questo del... caso. Prego, prego, finisca. In questo caso il pericolo è ovunque, perché non è
qualcosa di definito il contagio, il coronavirus, è difficile da evitare. E in più la paura è sostenibile per un periodo limitato di tempo, perché il livello di attenzione, di energia, comporta un dispendio incredibile. Quindi avere paura in certi casi, situazioni di contrasto, va benissimo, ti permette anche di vivere. Paura così difficile ti fa vivere molto. Le faccio un'altra domanda, dottor Gobbi. Ci sono delle differenze individuali nell'affrontare le situazioni ansiogene? O tutti gli esseri umani affrontano le stesse situazioni ansiogene nella stessa modalità, con la stessa reazione, con lo stesso modo di elaborarla? Ci sono delle grossissime differenze, tant'è che una delle cose, delle frasi che ha dato molto fastidio all'inizio un po' dell'epidemia è stato quando è stato detto che siamo tutti sulla stessa barca. In realtà non è assolutamente vero, non tanto per questioni economiche e sociali di cui appunto non voglio entrare, ma proprio perché nella vita non è importante tanto quello che ci succede, è importante come noi affrontiamo e interpretiamo gli eventi della vita. Quindi c'è chi già prima era predisposto all'ansia, chi reagisce in maniera ansiosa a certi eventi, chi meno adatti, versa. Bene, avremo adesso modo di vedere insieme un filmato. Prego la regia di prepararlo, anzi ringrazio il nostro regista Emanuele che ci sta seguendo e sta coordinando questo collegamento. Chiedo scusa se a volte ci sovrapponiamo, ma come comprendete la differita porta sempre ogni tanto a degli inconvenienti. Volevo farvi vedere un filmato di una persona che sostanzialmente vive la vita sotto il dominio dell'ansia. Lo guardiamo insieme perché secondo me è breve, ma è molto indicativo ed efficace nel farci capire alcune sfaccettature in più dell'ansia. Poi ne parliamo e continuiamo la nostra conversazione con il nostro ospite, lo ricordo, il dottor Giancarlo Gobbi, psicologo e psicoterapeuta. Prego la regia di mandare in onda il contributo video. Grazie. Ritorniamo in diretta dagli studi di Invent TV per il senso della vita, il tema è l'ansia. Beh, a guardare questo video, sinceramente vi dico che mi è venuto un po' d'ansia pure a me, perché vedete come la percezione che una persona ha quando è sotto l'effetto dell'ansia modifica addirittura le sensazioni della realtà. Cioè, avete visto che ha visto il terremoto, ma il terremoto non c'era, era una sua percezione, no?
tutto quanto viene ingigantito, amplificato, si vive veramente male. Oltretutto, scusi dottor Gobbi, ma l'Organizzazione Mondiale della Sanità, se non sbaglio, sull'ansia ci ha dato anche delle statistiche. Lei sa dirci per caso quante persone in questo momento stanno soffrendo d'ansia secondo questa organizzazione? In questo momento penso quasi tutti, visto un po' la situazione. Normalmente siamo intorno ai 500-600 milioni di persone. È un numero enorme. Tra l'altro tutte concentrate in certe zone del mondo. Siamo nei paesi che noi consideriamo poveri, hanno problematiche più concrete, quindi l'ansia la conoscono meno. Ma è vero che in certe culture la parola ansia non è nemmeno conosciuta? Cioè non hanno il termine per definire qualcosa che non vivono e non conoscono? Esattamente. Purtroppo è molto lontana dalla realtà nostra italiana, però esistono culture che magari hanno appunto problematiche più concrete, però l'ansia non... magari provano qualcosa di simile all'ansia, ma non sanno definirlo, proprio perché non fa parte della loro cultura e per loro non è un problema. Per cui se tu vai in una tribù africana e gli dici chi di voi soffre d'ansia, loro ti rispondono cosa essere ansia. Esattamente. Possiamo dirla così. Dottor Gobbi, ascolti una cosa. Vorrei farle vedere questa bellissima frase del nostro caro Sigmund Freud, che noi conosciamo molto bene. Diceva, si può sognare una moltitudine di bevande, ma quando si ha veramente sete bisogna svegliarsi per bere. Mi sembra che questa potrebbe essere un po' una piccola ricetta per vivere ed affrontare meglio l'ansia, o sbaglio? Esattamente, anche perché spesso, questo parlo anche per pre-coronavirus, per la mia realtà clinica come psicoterapeuta, le persone che soffrono d'ansia si sentono quasi sbagliate, quasi che fosse una colpa, quasi che fossero le uniche, e quindi non fanno niente per curare l'ansia. L'ansia è patologica. Danno per scontato che appunto, come abbiamo visto in filmato, andare al supermercato sia pericoloso, comunque di vivere con quel grado di ansia così elevato. E invece appunto quando c'è un disagio si ha tutto il diritto di trovare delle soluzioni per vivere meglio, perché l'ansia non permette di vivere bene. Gli esperti ci parlano di una sindrome nuova, o forse vecchia, la sindrome della capanna. Ma cos'è sta sindrome della capanna ai tempi del coronavirus, dottor Gobbi? Allora, ai tempi del coronavirus, visto che siamo in fase di fine del lockdown, di ripresa della vita più o meno normale, è quella paura di non farcela, proprio uscire di casa, di non farcela, ad abbandonare quelle abitudini che si sono acquisite in questi mesi di isolamento, di chiusura totale. E sommato per tante persone, appunto, è stato un momento, soprattutto per chi non ha lavorato, per prendersi più tempo, ma anche per impostare la vita in maniera diversa. E quello che può scattare è proprio la paura di riprendere la vita di prima. Come può la speranza aiutarci a superare l'ansia? La speranza e la fede sono basilari. La vita senza speranza diventa veramente difficile da vivere. Quindi sicuramente la speranza di una vita migliore, che perché questa situazione ci ha portato comunque a riflettere, a mettere in discussione, come dicevamo prima, le nostre certezze, ma questo non è detto che sia negativo, anzi, probabilmente ci permetterà di riscoprire anche il piacere delle piccole cose, mettere in atto cambiamenti per la vita futura, riscoprire di essere, qui uso una parola, so che a lei è molto cara, più resilienti di quello che avremmo cercato, e quindi di riuscire a evolvere meglio. Il coronavirus ha anche però modificato i ritmi di vita. Noi che siamo una società industriale e abbiamo ovviamente ritmi abbastanza sostenuti e frenetici, c'è stato direi un rallentamento totale. Le chiedo, l'essere umano che vive il tempo con la cosiddetta frenesia del tempo, ha maggiore ansia,
E può la capacità di rallentare, la lentezza del tempo, che non vuol dire diventare pigri o procrastinare, aiutarci a vivere con maggiore serenità e dunque a ridurre i nostri stati d'ansia? Cioè, aiuta tantissimo, tant'è che questo è uno degli aspetti, visto che prima è stato citato il mio libro Vincere l'ansia, che ho approfondito parecchio. Cioè, uno degli antidoti migliori contro l'ansia è abituarsi a vivere il presente, a rallentare, a vivere il qui ed ora, cioè a occuparsi di cose presenti e non preoccuparsi, cioè occuparsi prima di cose che non sono successe, di cose negative nella nostra mente. Quindi sicuramente il fatto di aver rallentato può aiutare molto, una volta fatta un po' la situazione di star vivendo, passare il livello di ansia. Desidero condividere con lei, dottor Gobbi, questa slide, un proverbio arabo che probabilmente lei ben conosce. La natura della pioggia è sempre la stessa, ma fa crescere le spine nelle paludi e i fiori nei giardini. Se potessimo mutuare questa affermazione nei confronti del nostro stile di vita e dell'ansia, come la potremmo intendere ed elaborare questa affermazione? Questa affermazione appunto è molto profonda, quindi ognuno poi può fare le proprie riflessioni, però appunto indipendentemente da quello che ci succede, anche di fronte a situazioni traumatiche, situazioni difficili, se riusciamo a vivere nella maniera giusta possiamo portarne beneficio, appunto far crescere i fiori e non viene in mente data la pioggia un'altra parte di Gandhi, che diceva che la vita non è aspettare che passi la tempesta, ma imparare a ballare sotto pioggia. Come possiamo creare delle nuove abitudini? Come possiamo modificare i nostri stili di vita, ma ancora di più direi il nostro modo mentale di pensare, di affrontare quello che oggi ci dà preoccupazione, ansia? È possibile cambiare abitudini? È possibile, molto spesso è anche doveroso perché poi ci fa stare meglio. Allora, l'importante è sintonizzarsi non sul pensiero, che poi quando abbiamo pensieri frenetici ci fanno stare male, ma concentrarsi prima sul presente, sulle sensazioni, quello che proviamo, anche se proviamo paura, rabbia, e accettando tutte le sensazioni che proviamo. Un'altra cosa importante è che l'ansia, non pensare che sia di volontà, cioè che c'era tutto far passare l'ansia. Se abbiamo un problema e ci concentriamo tutto, in realtà lo rendiamo più forte. Quindi accettare che l'ansia arrivi, accoglierla, capire che sta dicendo e poi mettere in atto il concetto che la vita è fatta di piccole cose. Dottor Gobbi, le faccio un'ultima domanda e poi andiamo alla conclusione. Quando è che una persona che soffre d'ansia avrebbe davvero bisogno di rivolgersi a uno psicologo, a uno psicoterapeuta? E un'altra domanda collegata a questo. Il ruolo dei farmaci per la gestione dell'ansia sono utili, vanno utilizzati, non vanno utilizzati? Può dirci due parole su questi due aspetti? Allora, l'ansia è il caso di intervenire appunto a livello di psicoterapia quando va a incidere in maniera significativa sulla qualità della vita, senza esagerare. Come dicevo prima, un po' di ansia è normale, però per fare un esempio, se io sono un po' ansioso, quindi controllo quando esco, cioè ho chiuso il gas due volte, va bene, se devo controllarlo 10, allora mi va a influire un po' sulla vita. La mia mente è pensierosa come quella di tutti, riesco comunque a vivere bene, ok, se la mente è così pensierosa che mi blocca, i pensieri mi bloccano e tutti non agisco, è il caso di farmi stare. Quindi dipende molto dalla qualità della vita, però di solito uno si accorge quando l'ansia è eccessiva, soprattutto a livello fisico, anche dei sintomi, se noi ogni tanto abbiamo la tachicardia, ogni tanto, è importante dire che c'è qualcosa che
Gli psicofarmaci, dottor Gobbi, gli psicofarmaci vanno usati, non vanno usati? Allora, nel caso in cui servano, in situazioni di ansia acuta, forte, magari in seguito a un lutto, così, possono essere usati sempre con intervento medico o ricette, seguendo le prescrizioni. Quindi quello assolutamente possono essere utili. Il farmaco ha una funzione di andare a attaccare i sintomi. Non va a intervenire sulla causa dell'ansia, va ad abbassare il livello dell'ansia. Spesso anche quando fa un percorso di psicoterapia, l'intervento psicologico può essere utilizzato perché permette poi di approfondire il livello di psicoterapia per il personale. E no, quando l'ansia è alta non si riesce proprio a intervenire. L'ultima domanda. Possiamo dire che l'ansia, parlo di quella patologica ovviamente, la possiamo tranquillamente affrontare, gestire e superare? Sì, assolutamente. Bisogna farsi aiutare, mettersi in gioco anche con umiltà, non sentirsi in colpa, non sentirsi diversi dagli altri, perché l'ansia appunto ce l'hanno tutti, però l'ansia appunto dobbiamo intenderla come, prendiamo l'esempio di un termometro, quando l'asticella si alza, come abbiamo la febbre, quindi siamo male, prendiamo i farmaci, ci passa l'influenza e l'asticella si abbassa. Penso che l'ansia, il livello si alza, si può abbassare, bisogna chiaramente intervenire. Bene, dottor Gobbi, noi la ringraziamo, lei è stato molto chiaro, ci ha tolto un po' d'ansia, ci farà dormire un po' più sereni questa notte. Speriamo. Vi ricordo che il dottor Giancarlo Gobbi è uno psicologo, nonché psicoterapeuta che lavora ed opera a Verona presso sia il Centro Studi Evolution che il Centro Kairos e che ha scritto un bellissimo libro dal titolo Vincere, lo dico perché l'ho letto, che si chiama appunto Vincere l'ansia, il metodo del flauto di Pan, per cui se qualcuno poi vuole continuare a viaggiare all'interno di questo argomento e trovare dei pratici consigli, li potrà veramente ancora di più nutrirsi in maniera positiva. Ringraziamo il dottor Giancarlo Gobbi, naturalmente ringraziamo voi che ci avete seguito come sempre, che ci iscrivete, che ci date anche lo stimolo e il desiderio di continuare la nostra avventura. Vi raccomando, fate pubblicità al canale YouTube perché siamo appena nati e abbiamo davvero bisogno di aumentare la nostra visibilità perché queste trasmissioni hanno il solo scopo di creare la cultura della consapevolezza, del benessere, della formazione e della crescita, il che è una cosa che ci fa star bene. Ringraziamo di nuovo il dottor Giancarlo Gobbi che era in collegamento da Verona, da casa sua, e naturalmente il viaggio continua. Grazie.